Buongiorno a tutti ragazzi, sto raggiungendo mio babbo al biogas per fare il cambio dell'olio del motore. Secondo appuntamento quindi oggi con il biogas. Già che siamo lì andremo ad approfondire tutte quelle che sono le parti del motore. Sarà un bel video, ricordatevi di iscrivervi al canale, pollicione e lasciate un commento. Circa una volta al mese, un mese ci sono circa 700-740 ore, cambiamo l'olio. Questo del cambio dell'olio, o meglio il numero delle ore, dell'intervallo, dipende da tantissime cose, chiaramente prima di tutto dal tipo di motore, da quanta coppa sotto c'ha di serbatoio di olio. Noi, per tutte le nostre esperienze, per una fase anche difficile da cui stiamo uscendo, abbiamo ipotizzato di cambiare l'olio tra 500 e 650 ore, siamo un po' al limite ora. Ma chi è che ci dice quando cambiarlo? Ce lo dice un'analisi dell'olio che viene fatta dai laboratori specializzati sul prelievo che facciamo il giorno che facciamo il cambio. Ora facciamo il cambio, prima di fare il cambio, motore ancora acceso, a pieno carico, prendiamo un campione di olio. Questo poi sarà spedito domattina a lunedì, oggi è domenica già, e avremo il risultato tra 3-4 giorni. Nel frattempo abbiamo messo l'olio nuovo e ipotizzato quante ore farà. Poi l'analisi ci dirà davvero quante ore deve fare. Andiamo a prendere il campione dell'olio. L'olio è caldo, a circa 60 gradi, 70 gradi del motore, anche di più. Quindi me la fanno con i guanti e stare anche attenti. Poi questo lo spediamo domani in freddo. Il campione va spedito con un biglietto che scrive il numero di ore di lavoro di questo olio, del motore, il tipo di motore, eccetera eccetera. Siccome vogliamo spengere il motore il meno tempo possibile, prepariamo tutto prima di fare il cambio dell'olio. Fuori abbiamo già preparato il fusto con l'olio esausto, dove andrà a finire l'olio esausto, quello che si leva dal motore. Abbiamo già il fusto dell'olio nuovo dentro. In uno c'è una pompetta elettrica, in uno c'è una pompetta aria compressa, in modo che siamo tutti pronti. E in più però prepariamo accessori. Prepariamo due filtri dell'olio nuovi, ecco qua, e per levare i filtri ci vuole una chiave apposta, eccola qua, con cui svitiamo il portafiltri, una chiave particolare che stringe molto ma non sciupa. Poi prepariamo anche questa chiave, che molti di voi conosceranno, che è per togliere le candele, vedete così. Togliendo le candele andremo a controllarle. Come controlliamo? Controlliamo alla vista, attraverso il colore, vedere se è umida o non umida, e poi attraverso questo strumento che si chiama spessorimetro, che prevede di avere tutta una serie di spessori già previsti con un numero sopra, vedete? Nessuno di noi sarebbe a occhio in grado di vedere la differenza tra 25 decimi e 30. Noi sappiamo però che queste candele hanno bisogno di una distanza tra gli elettrodi di 30. Quindi questo è quello che isoliamo già ora, questo è quello che ci serve. Cosa vuol dire questa distanza? Presa la candela, ora ne ho una qui di routine, presa la candela, vedete che c'è un pochino di spazio, vediamo forse dalla luce là, e noi vogliamo infilare questa lametta, spessorimetro, e dobbiamo infilarla in un modo che si chiama pastoso, cioè la lamella deve toccare i due elettrodi, ma deve entrare bene, né meno né più. Se fosse largo daremo un colpettino qui, con un poco, anche con una cosa così, basta, si piega subito. Se invece fosse troppo stretta dobbiamo in qualche modo alzarla. In genere si allargano nel tempo. Le candele durano circa 2000 ore, però le controlliamo ogni 600-700 ore al cambio dell'olio. Siamo davanti al quadro del motore, non quello che comanda l'impianto, ma che comanda il motore. Vedete che c'è questa luce arancione che lampeggia. Andiamo a vedere che allarme è. Mi dice assistenza. E io so, perché ho controllato, che l'assistenza che mi chiama è il cambio dell'olio. Sono passate le ore giuste, noi mettiamo sempre qualche ora prima, per fare il cambio dell'olio, quindi è il momento di fare il cambio. A questo punto entriamo nella manovra non automatica, manuale di spengimento tranquillo, non d'emergenza. Nello spengimento, qui leggete caricato, ora perché l'Enel sta prendendo la corrente che produciamo, io metterò stop e lui andrà su scaricato e comincerà a rallentare da 250 kW che vedete qui. Quello di destra è questo che vogliamo, quello di sinistra è quello che effettivamente è, vedi, ci sono piccole oscillazioni, ok? Allora vedrete che questo cala piano piano fino a zero, va in raffreddamento lento. Cominciamo la manovra con uno stop,
lui non ha sentito, quindi rifacciamo stop ancora. Ecco, vedete l'ecce scarico? A questo punto lui qui dentro tra le parentesi comincia a dirgli 247, 246, 245 e così via a calare giù, giù, giù. E a sinistra, che è questo reale, comincia a calare. Quando saremo vicini alla fine, vi faremo vedere l'interruttore generale che si stacca dall'Enel. E a quel momento siamo staccati e possiamo lavorare e fare tutto quello che vogliamo. In questo momento siamo ancora attaccati all'Enel. Motore spento, entriamo dentro. Ah, che pace! Sì. Un piccolo rumore è della ventilazione, qui c'è sempre una ventilazione forzata perché è un ambiente di alta temperatura, chiaramente. L'aria da questa bocca all'esterno entra qui, ma non è solo richiamata dal motore, c'è un grosso ventilatore che sentite sempre acceso, che fa sì che l'aria sia sempre fresca qui, indipendentemente da quella che lui prende. Questo scatolone tondo è il filtro dell'aria per levare le polveri più sottili possibili le leviamo. Nella spiegazione vi raccontavo che c'è un tubo che prelieva il gas dal pentolone, che abbiamo voluto chiamare pentolone, dal digestore. Questo tubo arriva qui e qua fa un'altra manovra. Qua fa un'altra manovra qui dentro che si chiama di raffreddamento, perché questo è un frigorifero, fate conto, si chiama un chiller ma è un frigorifero. Raffreddiamo del gas apposta che passa dentro dei tubi dove passa anche il gas e lo raffredda. Questo gas di raffreddamento è sui 6-7 gradi e il gas dipende, ora uscirà sui 40 gradi, 35 dal pentolone, si raffredda di 6-7 gradi tutto insieme. Ma perché facciamo questo? Perché il biogas nel video di apertura non l'abbiamo detto, è anche ricco di umidità, ha 100% di umidità ammissibile per quella temperatura e per quel gas. Vuol dire che è pieno d'acqua, l'acqua nel motore non ci piace, ok? Quindi cerchiamo di levarla. Come si leva? La cosa è più semplice, si condensa attraverso il raffreddamento, si abbassa il punto di capacità, punto rugiada, potete chiamarlo in mille modi, del gas, e a quel proprio momento l'acqua condensa, da vapore diventa acqua e esce qua. Una gocciolina che vedete cascare qui piano piano. Questa gocciolina naturalmente non è acqua potabile, questa è acqua che rifinisce dentro il ciclo del digestore, perché è un'acqua che c'è anche dei gas disciolti, è quella che ci permette di asciugare il gas. A quel punto, attraverso una soffiante, questa vedete è un motore elettrico, è un ventilatore, attraverso questo ventilatore teniamo il biogas sempre un pochino in accollo al motore. Il motore non deve far fatica a prenderselo, deve sempre trovarlo qualche millibar più di quello che ha bisogno, ok? Questo tubo entra dentro e andiamo dentro a vedere dove arriva. Questo è il tubo che esce dal ventilatore, il fan come si chiama, questo misuratore di quantità, questo misura un flussometro, misura quanti metri cubi di biogas all'ora, qualcuno di voi ci ha chiesto tutti questi consumi specifici e vi daremo da oggi, praticamente a 250 kW siamo a un consumo di 120 metri cubi di biogas all'ora, ma dipende chiaramente anche da che la qualità, più metano c'è in percentuale meno biogas c'è bisogno, diciamo che con un biogas, con un metano medio intorno al 52-53% ci vogliono 120 metri cubi di biogas per ogni ora di lavoro a 250 kW. Bene, questo gas prosegue nel tubo, trova un filtro a cotone per levare l'ultima umidità, a volte ci fosse ancora qualche gocciolina o qualche polvere strana. Dopodiché trova una valvola regolatrice che si apre e si chiude. Quando il motore è acceso sta aperta, due luci accese blu, aperto, ma ora è chiuso per sicurezza ovviamente, appena il motore si spende si chiude. Quando si accende il motore un po' si accende, si apre un po' no. E da qui finalmente attraverso una valvola regolatrice arriviamo al famoso carburatore. Dopo il carburatore il gas si è formato nella miscela giusta, aria e biogas, entra attraverso questi tubi che escono dalle turbine. Questa è la turbina. Quando si dice una turbina, in realtà si intende due turbine. Quella che spinge, che dà la forza, che prende la forza dai gas di scarico del motore, che azionano, e quella invece questa, che comprime il gas fresco. Quindi gas combusto è questo e gas fresco è questo, ok?
Da qui poi il gas va fuori nel marmittone. Qui siamo sui 600 gradi. Ora io infatti cerco di non toccarlo perché il motore è appena spento. 600 gradi, mentre il gas che entra, entrerà sui 60 gradi. Qua lo comprimiamo con la turbina per avere un effetto booster, un effetto di aumento della potenza, ma comprimendolo lo riscaldiamo, ecco. Ecco che il gas da questo tubo entra in questo rettangolone. Qui c'è un bullone che non serve a nulla. Questo rettangolone si chiama intercooler. Questo serve per raffreddare il gas, lo fa attraverso un circuito di acqua, di cui vedete qua sopra i tubi, che va a un radiatore sul tetto, ok? C'è dell'acqua che qui passa attraverso questi tubi e l'intercooler, in controcorrente col gas, raffredda il gas. Quando? Prima di entrare nelle camere di scoppio. Finalmente, dopo l'intercooler, ecco le quattro teste famose. Ce ne sono quattro di qua e quattro di là. Al suo interno, più o meno, questa è la testa, tutta questa è la testa, più o meno a questo livello, ma dentro ci sono le camere di scoppio con i cilindri che vanno su e giù, i pistoni che vanno su e giù dentro il cilindro. Il cilindro è un cilindro, appunto, e il pistone è un pistone, bravo, intelligente, che va avanti e indietro. Vediamo la geometria di questo motore. Qui siamo dal sedere, dal posteriore, ok? E vediamo una strana cosa, che questi pistoni che io ho disegnato nella lavagna dritti, come fossero verticali, invece sono messi obliqui, cioè fanno una V. Questo motore a V è un V8, 8 cilindri messi a V. 4 da una parte così e 4 dall'altra così, ok? È una V, immaginatevela così. Ci sono sempre vantaggi e svantaggi in tutte le geometrie. Questo è un bellissimo motore equilibrato, non è nato per il biogas, è un motore nato per i pescherecci, per i camion, per... e poi l'hanno trasformato, adattato un po' al biogas, ma la geometria è rimasta quella. Quindi tutto ciò che c'è per gestire 4 cilindri di là, c'è anche per gestire 4 cilindri di qua. Il carburatore unico, dopo il carburatore il gas si divide in due e va a trovare due turbine, una per ogni lato. Subito sopra le teste ci sono questi carterini, vedete questi bianchi? Questi sono solo dei coperchietti, ok? Se si apre qui si trovano quelle che si chiamano le aste dei bilancieri, delle valvole. Beh, le valvole non ve le spiego, sono dei tappini che si aprono e si chiudono. Si aprono quando deve entrare il gas dentro, si chiudono e poi si riaprono quando deve uscire il gas dopo la combustione. Questo movimento lo fanno dei meccanismi che vanno regolati circa ogni 2000-2500 ore. Finalmente vedete questi cavetti blu e queste pipette bianche e questi cappellotti neri. Questi sono gli spinterogeni, che sono regolamentati da una centralina. Dice quando si devono accendere le scintille, quando gli arriva corrente fortissima qui. Noi oggi nel cambio dell'olio andremo anche a aprire le candele e le vedremo come stanno. Quindi tutto il calore che produce questa combustione in parte va sulla marmitta di scarico e un'altra volta vedremo come lo recuperiamo. Qui invece recuperiamo il calore dell'acqua del motore di raffreddamento. Qui esce l'acqua calda attraverso questa pompa ruota, entra in questa cosa di rame. Questa che vedete è un pacco, si chiama scambiatore di calore. Sopra gira l'acqua del motore, sotto gira l'acqua che noi mandiamo dove ci serve da riscaldare, i digestori dell'impianto prima di tutto e poi anche qualche altra cosa che vogliamo riscaldare. In emergenza comunque questo calore viene dissipato attraverso questi tubi in un chiller che c'è sul tetto. Questo abbiamo preparato, il fusto dell'olio esausto, questo ce lo siamo preparati da noi con la sua pompettina. Questo è un impianto nato prima che esistesse tutti gli automatismi che ci sono oggi per cambiare l'olio. Quindi si fa un po' tutto a mano, però tutto fatto per bene. Qui viene messo l'olio esausto, questa è la pompa elettrica. Apriamo finalmente per la manovra. Questo è l'olio nuovo, buono, che ci serve anche per i rabocchi. La prima operazione è di aspirare l'olio vecchio, si fa subito a caldo in modo che l'olio è bello liquido e che scende bene. Allora vedete, da quella cannellina esce l'olio dal motore.
e il tubo nero che ha messo il babbo nel secchio lo aspira per portarlo fuori nel fusto dell'olio esausto. Ecco l'olio. Nel frattempo che l'olio si sgocciola dalla coppa dell'olio, la coppa del serbatoio che c'è sotto, che i motori stazionari, in particolare questi del biogas, hanno sempre un po' sovradimensionata, con questa chiave particolare andiamo a togliere i filtri dell'olio vecchi. Questi, sporchi o non sporchi, si cambiano sempre. Questo particolare attrezzo, attraverso una vite, allarga e stringe questa cinta di lamiera d'acciaio. Ok? Più io stringo, più lei stringe, ma stringe in maniera dolce, senza far del male. Quindi vedete che io avvito e vado a fare un sacco di forza, che con qualsiasi altra chiave la plastica del tappo la romperei. Invece qui stringo bene e posso permettermi, perfetto, di allentare il filtro. Con due volte con la chiave poi si procede a mano. Piano, tiriamo su, aspettiamo, no aspetta io, aspettiamo che scoli un po' il filtro, poi questo, è accesa, la vado a spegnere, ah scusa, ecco, filtro vecchio, lo mettiamo nel secchio dove poi andremo a nella filiera dell'olio usato, dell'olio esausto. Siamo pronti per riposizionare il filtro nuovo. Da questo lato c'è uno scatto che deve fare, sentite, sul coperchio e poi entra. Non si può sbagliare, non c'è destra e sinistra, c'è un'unica possibilità di inserire e poi chiudiamo. Qui all'interno c'è una mollettina con una valvolina, è un po' delicata, è bene che non si rompa, sennò tocca comprare tutto questo pezzo qui. Questo è un insieme di questa cabina che ha 12 anni, quindi moltiplicate 12 per circa 8.400 ore l'anno e vedete quante ore di lavoro c'è tutto l'insieme. Il motore naturalmente ha fatto delle grandi manutenzioni, è stato già cambiato una volta le parti principali e una volta anche questo alternatore blu, intorno a 50.000 ore. Ora siamo vicini alle 64.000 ore di questo motore, capirete che non sono poche. A 64.000 ore è prevista la grande manutenzione, che è quasi un cambio del motore. Si apre sopra, si apre sotto, si guarda la situazione. Siccome io ho 3 anni ancora della tariffa con GSE, allora devo decidere cosa fare. Sarebbe stupido comprare un motore nuovo per 3 anni, quindi d'accordo con l'assistenza devo cercare di tenere vivo questo motore. Fino ad allora faremo delle manutenzioni più frequenti. Ora domani abbiamo proprio la conference per decidere come muoversi. A questo punto sto stringendo il tappo, ecco, in maniera forte, basta così. E ora andiamo all'altro filtro. Ecco, l'olio sta terminando tutti gli sgocciolini, andiamo a fare il lavoro delle candele e poi metteremo l'olio nuovo, fresco. Per le candele prima cosa stacchiamo le pipette. Semplicemente di una certa forza e vi lasciamo la pipetta appoggiata su questa lamiera. 3 e 4, sono 4 per parte. Poi inseriamo la chiave nella candela. Io so che sono circa 12 giri, giusto per avere una memoria che tutto vada bene. Dopodiché la candela mi rimane, perché questa chiave è furba, c'è un pochino di gomma dentro, per cui vedete mi rimane attaccata e la posso tirare su. Eccoci. Vediamo se si vede, ci vuole la luce. Vedi? Ecco. Allora, facciamo una cosa, appoggiamo tutte le candele qui, ognuna al suo posto, poi dopo facciamo la prova delle distanze e prima le guardiamo in modo da vedere se ci sono colori strani, a volte troppo nero e troppo bianco non ci piace, o se vediamo l'umido
le candele non sono state cambiate da tanto, quindi è un controllo che facciamo. Solo se trovassimo delle cose molto strane sostituiremo le candele. E mettiamo lo specchio, intanto vediamo il colore, tutto bello pulito, e mettiamo questo. Questa per esempio sta un pochino lasca, quindi potremmo immaginarci di avvicinarla appena appena. È un materiale abbastanza morbido, non c'è bisogno di un martello vero e proprio. Ecco, sento già che è più pastoso, deve essere pastoso. Ah, scusate, devo controllare anche il pispolotto che sta in cima alla candela, quello dove va infilato poi il cappellotto, quello che porta la corrente super massima. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Oh, che è una bella stretta. Oh, ci sono. Questo pispolotto, controlliamo un attimo che tutto tenga e lo rinfiliamo lasciandogli il senso suo di rotazione. E lo infiliamo dentro, fa uno scatto, cioè una specie di fermo. 4, 5, 6, 7, 8, 12, 11. Abbiamo finito di fare le candele, a questo punto torniamo al nostro olio per mettere finalmente l'olio pulito. Vediamo che questo è il misuratore dell'olio, quindi noi lo metteremo fino a che livello è qui, ci metterà un po' di tempo, quindi noi ci fermeremo quando è qui e aspetteremo. Questo è il tappo dell'olio che noi ora abbiamo. Vediamo. Qui c'è un modo di, vedete, di fissarlo. Ora fa tutto da sé, io lo reggo e basta. Dopodiché c'è da aspettare. Guardiamo l'uscita. Quando vedremo uscire dell'olio pulito, vuol dire che l'olio in coppa ha portato via tutto il vecchio. E vogliamo buttare via un pochino di olio nuovo perché faccia la ripulizia. Vedete come scuro quello vecchio? Bruciato? Voglio esatto. Ora vedete come arriva bello quell'olio nuovo. Sono olio multigrado. Arriva, eh? Un po' di gas, chiaramente. Ecco, a questo punto sta scendendo l'olio. Ancora un pochino e poi chiudiamo la pannella. Per riempire la coppa dell'olio. Chiudere la porchetta dell'aria. Perché la coppa è molto grande. E ora qui c'è da aspettare un bel po', ogni pompata sono 550 grammi di olio, ne andrà a circa 70 litri, in chili saranno 55 chili, una cosa del genere, quindi c'è da aspettare un po'. Però abbiamo quasi finito, ci manca la pulitura del filtro dell'aria, dopodiché col motore possiamo ripartire, poi c'è un'altra pulizia esterna sul cambio del filtro dell'aria che entra dentro il container dall'esterno e poi di mettere tutto in ordine naturalmente come bisogna fare ogni fine lavori, però la cosa importante è riaccendere il motore il prima possibile. Ultima manovra, filtro dell'aria, molto importante. Questo è completamente sigillato, deve essere sigillato. L'estate è un'attenzione molto maggiore che bisogna avere, perché c'è molta polvere. Cambio dell'olio fatto, filtro dell'olio fatto, candele sinistre, candele destre fatte, filtro dell'aria fatto. Un'occhiata generale e possiamo riaccendere il motore.